Buongiorno a tutti, iniziamo i lavori di questa mattinata dando la parola per primo all'ingegner Mario Cirillo che nell'ambito delle attività di sistema e in particolare nell'ambito del programma triennale nel quale è inquadrato il risultato di questo prodotto che illustriamo oggi ne è il coordinatore portavoce e quindi l'ingegner Cirillo ci potrà dare una panoramica di quelle che sono le attività del sistema nel quale viene inquadrato questo documento e questo prodotto come risultato di un gruppo di lavoro coordinato da ISPRA e a cui hanno partecipato ARPA Piemonte, ARPA Emilia Romagna, ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Sicilia, ARPA Umbria, e più tutta la rete dei referenti che era composta da tutti i rappresentanti delle agenzie, però essendo stato un lavoro lungo e intertematico, il gruppo di lavoro si è realmente interfacciato con tutta la rete dei referenti con un ottimo risultato perché a questo lavoro possiamo dire che hanno partecipato quasi la totalità delle agenzie e non solo, perché il gruppo di lavoro si è interfacciato con gli esperti ISPRA interni ad ISPRA e con tutti gli esperti tematici all'interno delle proprie agenzie per trovare quella convergenza necessaria e metodologica per l'individuazione degli indicatori. E per questo do un mio ringraziamento particolare perché questo è il risultato di 2 anni di attività laborioso, ma che secondo me ha portato un primo risultato che sicuramente costituirà la base e le fondamenta per quella che sarà la diffusione dell'informazione ambientale per lo stato dell'ambiente in Italia, ma che sarà la base per il nostro annuario, il report di sistema per il quale stiamo lavorando, ma che sarà altrettanto la base per i report di sistema che ciascuna agenzia si appronterà a realizzare, perché questi indicatori che oggi sono stati individuati, 60 e 49, che sono ritenuti lo stesso prioritari ma che necessitano di approfondimenti metodologici, rappresenteranno appunto la prima base conoscitiva con metodologie, perché quello su cui si è lavorato non è tanto il nome dell'indicatore, ma questa metodologia di costruzione dell'indicatore comune per tutto il sistema. Quindi adesso darei la parola intanto a Mario Cirillo che ci dà una panoramica sul programma triennale e poi inviterei gli altri relatori che sono i partecipanti di fatto al gruppo del lavoro che si sono suddivise le attività, ci racconteranno che cosa hanno fatto per raggiungere questo risultato che poi è illustrato e tutto riportato nel volume che è pubblicato sul sito dell'ISPRA. Quindi inviterei intanto i relatori a venire al tavolo così